Assessore, oggi voi avete presentato un piano per una ristrutturazione della macchina comunale. Quali sono gli obiettivi e gli auspici che avete? La macchina deve essere più funzionale agli obiettivi politici dell'amministrazione, primo tra i quali è quella di offrire un miglior servizio ai numerosi cittadini che si rivolgono al comune non soltanto per le pratiche consuete, quindi servizi di front office come l'anagrafe o altri, ma anche per bisogni di natura sociale e occupazionale. Quindi la ratio della riorganizzazione è il potenziamento dei servizi che si rivolgono direttamente ai cittadini. Senta, una delle criticità che rilevo in questa metropoli è il tema dell'occupazione. Attraverso questa ristrutturazione è possibile pensare ad una semplificazione per chi deve interloquire col comune laddove cerchi un'occupazione? Sicuramente sì, questo rientra nei criteri generali. È anche giusto ricordare che il Comune non ha le competenze dirette sui temi per esempio dei centri per l'impiego o della ricerca occupazionale, ma nonostante questo lo sforzo fatto negli ultimi anni e che proseguirà nei prossimi è quello di un potenziamento delle attività per esempio di formazione e accompagnamento al lavoro anche in collaborazione con gli enti pubblici deputati come AFOL, l'Agenzia Metropolitana, che si occupa proprio di impiego e ricerca di occupazione per chi l'avesse persa. Un'ultima domanda, questa ristrutturazione, il sindaco ha parlato di giovani da inserire nella macchina comunale, mi spiega se c'è alla base di conseguenza una filosofia che voi volete adottare? Certo, il blocco del turnover degli ultimi decenni ha contribuito all'invecchiamento della popolazione lavorativa dell'amministrazione comunale fino al punto che oggi soltanto il 12% dei nostri dipendenti ha meno di 40 anni. Lo sforzo che si farà a partire dai prossimi mesi con la previsione di 300 nuove assunzioni va esattamente nella direzione di incrementare la popolazione lavorativa con un'età più bassa.